Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Celano, che supera di misura al Piccone il Castelfidardo 1-0, risucchiando all'ultimo posto la Vispesaro, agganciata a quota 14. I marsicani si portano a 2 punti dalla zona playout e rendono amaro il debutto al neotecnico dei marchigiani Mirko Miccioli, ex Fano e Recanatese, chiamato a sostituire Mobili, esonerato nella settimana predomenica di sosta. Il tecnico marsicano Luiso ha tutti gli effettivi a disposizione e lascia in panchina Tartaglione e Castellani, optando per la coppia di centrali Villa-Castaldo. Nel Castelfidardo Miccioli deve rinunciare a Cervellini e allo squalificato Fermani, ma conferma Cavaliere nonostante il grave lutto che ha colpito l'ex attaccante della Sant'Egidiese nelle ultime ore con la scomparsa della sorella. Nei primi minuti il Castelfidardo prova a fare la partita, ma senza particolare efficacia contro un Celano contratto. Le due squadre ci provano per le vie aeree nel primo quarto d'ora con Sbarbati, Buongiorno e Luzzi. Il colpo di testa di quest'ultimo in particolare sorvola di un soffio la traversa. La migliore palla gol marsicana al 27esimo sul corner di Marfia, irrompe Castaldo, Agnadiegvo ha i riflessi pronti e si salva in 2 tempi. Bella risposta fidardense 2 minuti dopo, il doppio velo di Tassi e Alessandroni libera Sbarbati, girata di prima, forte ma centrale. Blocca Amabile, che al 31esimo si rende protagonista di un'uscita avventata. Da Alessandro va al traversone e Castaldo salva la porta, rimasta sguarnita. Sugli sviluppi Amabile ferma poi il tiro di Cavaliere. Nella ripresa le due squadre si allungano sin dai primi minuti alla ricerca della vittoria. Il punto serve a poco, ma nonostante le premesse gli spunti di cronaca sono pochi a causa di una fase di rifinitura sempre latitante. Al 7° Sbarbati impegna dalla distanza Amabile. Il tecnico di casa Luiso dà il via al valzer dei cambi alla ricerca della chiave giusta. Il ne entrato Mercogliano ha un guizzo al 19esimo vanificato da Suleman. Tutto lascia presagire ad uno 0-0 difficile da schiodare, ma al 29esimo l'episodio che gira la gara. Cavaliere, già ammonito, protesta platealmente con l'assistente. Turzi di Valdarno estrae il secondo giallo e manda sotto la doccia il centravanti del Castelfidardo. Il Celano ne approfitta dopo 1 minuto. Punizione di Marfia, mischia furibonda in area. Prima tenta Suleman, ma la zampata risolutiva è del difensore Castaldo. Celano avanti e marchigiani che protestano per un presunto fuorigioco del marcatore di giornata. L'unica reazione ospite è questa iniziativa personale di Alessandroni. Anzi, è il Celano di rimessa a sprecare 2 volte il raddoppio, prima con Luzzi fermato da Agnadiegvu e poi con Buongiorno che calcia alto ignorando Suleman. Finisce con il Celano che festeggia il 4° successo in campionato, iniziando bene il filotto di 4 scontri diretti. Domenica, altra gara verità ad Agnone. Sapevate l'importanza di questa gara per noi. Oggi se non vinci, difficilmente magari te la potevi giocare ancora, ma i ragazzi hanno messo l'anima, io lo sapevo. Una partita dominata in tutto e per tutto. Abbiamo forse concesso quel tiro nel primo tempo, che hanno fatto 3 finte su un cross, ma poi alla fine penso non ci abbiano mai tirato in porta. Abbiamo giocato da squadra, abbiamo giocato una grossa gara tatticamente, siamo stati bravi nel capire cosa dovevamo fare. I ragazzi hanno fatto bene, sono contento per Pellegrini che ha fatto 50 minuti, un ragazzo che non giocava da 7-8 mesi. Noi siamo stati pure bravi a sfruttarlo, a volte non è detto che tu in 10 riesci a dominare all'avversario. E siamo stati bravi ad approfittarne dell'espulsione dei Cavaliere, però meritavamo il gol molto prima, pure quando erano in 11. Noi abbiamo fatto bene i primi 20 minuti della squadra, mi è piaciuto. Poi un attimino ci siamo allungati, forse tutte e due le squadre per il voler vincere, però lì non mi sono piaciuti affatto, non ci siamo piaciuti. Poi la partita è andata, potevamo far gol noi, potevamo far gol loro, poi c'è stata questa espulsione che secondo me è stata esagerata perché ha fischiato un fallo che a mio avviso non c'era. Poi devo rivedere il gol perché mi dicono che fossi in fuorigioco, però lasciando stare i discorsi noi dovevamo fare qualcosina di più.